come riportare una CPU M580 alle condizioni di fabbrica. Con il comando PLC backup del progetto a zero backup è possibile riportare alle condizioni di fabbrica la CPU M580. Dopo aver fatto questo comando è necessario uno spegnimento e una riaccensione della CPU. Per verificare che la CPU M580 sia ritornata alle condizioni di fabbrica, ci basta andare a verificare che risponda all'indirizzo IP di default. In questo caso, l'indirizzo IP di default della CPU era 10.10.43.131, andiamo quindi ad impostare il PC ad un indirizzo con esso compatibile, quindi ad esempio 10.168.0.63, la maschera di rete 255.0.0.0, facciamo tramite il comando ping la verifica che la CPU risponda all'indirizzo IP di default. Ed ecco la verifica. La CPU risponde all'indirizzo IP di default. Si può vedere anche tramite i LED sul display della CPU che non contiene più alcuna applicazione valida e quindi è stata ripristinata totalmente come fosse una CPU appena tolta dalla scatola.